in compagnia di Mister Stellini. Mister, questo per noi è sempre stato un campo stregato, difficile, oggi però non ce ne siamo accorti. Oggi la squadra è stata molto brava, perché dopo soli 3 giorni da una partita difficile, importante, faticosa, dispendiosa come quella con la Juve in Coppa Italia, non era semplice venire qua su questo campo in un momento in cui i punti cominciano a diventare importanti per tutti e fare questa prestazione. Facciamo i complimenti ai ragazzi perché sono stati bravi a controllarla, a creare occasioni e a gestirla poi dopo il 2-0, continuando a creare opportunità e subendo anche poco il gioco degli avversari. Ecco mister, proprio su questo aspetto della prestazione ravvicinata dopo una così complicata come quella con la Juventus, ecco, si aspettava una reazione così da parte della squadra, soprattutto dal punto di vista fisico? Sì, noi stiamo bene, è una squadra che lavora molto, è una squadra molto applicata, per cui ci aspettiamo sempre di gestire la partita come l'abbiamo preparata e quindi ci rendiamo conto che siamo una squadra forte che deve fare queste partite. Non è semplice farlo dopo così pochi giorni da una partita così importante e lì sono stati molto bravi i ragazzi a recuperare anche non solo le energie fisiche ma anche quelle mentali, perché certe partite ti fanno spendere molte energie e bisogna essere lucidi nel fare le cose giuste in campo. Mister, mi ha colpito molto anche lo spirito di gruppo da parte della squadra, i giocatori sostenevano a vicenda i compagni e anche Arturo Vidal, che è dovuto uscire all'intervallo, credo che l'abbiate sentito anche voi dalla panchina, quanto si facesse sentire anche da fuori, insomma c'è uno spirito di gruppo davvero unico. Sì, anche quello, come l'aspetto del gioco, del modo in cui interpretiamo le partite, sta migliorando, sta crescendo e forse anche l'assenza del nostro allenatore ha fatto sì che i ragazzi si aiutassero ancora di più, perché magari senza il mister in panchina loro si autoresponsabilizzano e cercano di darsi una mano e di aiutarsi. Domande da studio, riporto io. Sì, ovviamente fai complimenti a Christian per la vittoria. Complimenti da parte dello studio. Ovviamente volevo chiedergli questo. Nell'arco della stagione non c'è mai stata una partita che l'Inter ha sbagliato completamente, nel senso che qualche cosa all'interno della gara forse sì, ma non ha mai sbagliato completamente. Però dopo la partita con la Juve io direi che la squadra sì, è cresciuta ulteriormente e ha fatto secondo me un passaggio enorme dal punto di vista della maturità, della sicurezza, dell'autostima, insomma della consapevolezza, e si è percepito credo stasera, perché nelle ultime 2 gare con Benevento e Fiorentina hanno fatto delle cose importantissime, compresa la partita con la Juventus giocata in Coppa Italia. Sì, concordo, perché è vero, è stata una partita che ci ha visto insomma perdere 2-1, ma non è ancora finita e siamo convinti di aver fatto comunque una buona gara, di esserci procurati anche le opportunità per insomma raddrizzarla o pareggiarla, e non ci siamo riusciti, ma non ci siamo persi d'animo e abbiamo guardato con attenzione a questa gara, l'abbiamo giocata bene e Dobbiamo continuare a crescere, a lavorare, perché solo col lavoro noi possiamo migliorarci e prendere ancora più consapevolezza. Grazie mille. Grazie a voi. Hey, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube. Hey, no olvides suscribirte al nostro canale YouTube. Hey, don't forget to subscribe to our YouTube channel.